Konami, come sei bella stasera. Mutande in testa a polipi volanti. Enormi ballerine dai fianchi ondeggianti. Pinguini metallici dai culi fiammeggianti. Non ne valeva la pena di aspettare mesi per un intro del genere? Amici in mezze cartucce, oggi parliamo di shoot 'em up, volgarmente detti sparatutto, un genere che ha avuto un'inflazione gigantesca nel Giappone degli anni Ottanta. Possiamo avere una musichetta politicamente scorretta sul Giappone degli anni Ottanta? Mi hanno detto che in Giappone non si gioca col pallone, fanno tutto un gioco che viene chiamato karate. Grazie. Basti pensare che nel menzionato Giappone degli anni Ottanta, la Konami, che ormai conosciamo benissimo qui a mezze cartucce, che è una software house, con lei che ha creato Metal Gear, Castlevania, Pro Evolution Soccer, Silent Hill, aveva non degli sparatutto nel proprio catalogo, ma delle serie, dei franchising, più franchising di sparatutto che andavano avanti, come Gradius, Quimby, eccetera. E in un panorama così inflazionato, qualsiasi cosa che fosse un attimino fuori dal coro faceva piacere, ed è per questo che sulla piattaforma MSX, uno standard di computer molto popolare in Giappone e anche un po' in Europa negli anni Ottanta, sfruttando il fatto che aveva due porte delle cartucce, se mettevate Gradius, conosciuto in Europa all'epoca come Nemesis, e Twimby, si poteva giocare dentro Gradius con la navicella di Twimby, che è uno dei primi shoot'em up, tra l'altro, uno sparatutto con dei personaggi carini. Oppure se si metteva Antarctic Adventure e Gradius 2 si poteva giocare con Pentaro, il pinguino di Antarctic Adventure. Ed è più o meno questa l'ispirazione che nel 1988 ha portato la Konami a prendersi in giro da sola e a unire la parola parodia e la serie di Gradius in Parodius. È uscito per MSX il primo ed è rimasto in Giappone. Già nel primo capitolo erano presenti però, diciamo, i cardini della serie, così da far sembrare il classico sparatutto a scorrimento addirittura noioso, perché qui potremmo affrontare pinguini giganti, nonne in grembiule, enormi mani robotiche con cui giocare a sasso, carta e forbice. Sicuramente era qualcosa di molto particolare all'epoca. La forza di Parodius sta infatti in questa duplice natura di citazioni al folklore giapponese o alla musica classica e elemento sorpresa del tipo non me lo sarei mai aspettato in uno shooter. Il gameplay di Parodius rimane comunque molto ancorato a quello di Gradius, con il classico sistema alla power-up incrementali, dove prendete un power-up generico e aumenta l'attacca con la quale potete scegliere quale tipo di power-up incrementare. Detta così sembra difficile, ma ci si abitua subito. E ci sono anche i power-up di Twimby, tipo le campanelle che bisogna colpire più volte per decidere che power-up prendere. Insomma, è uno dei primi crossover. Infatti potete giocare sia come Twimby, che come Vic Viper preso da Gradius, che come Pentaro preso da Antarctic Adventure, che come Nightmare. Il vero nuovo protagonista è il polpo Takosuke, che infatti è nel sottotitolo di Parodius: il polipo salva la terra. Già così si capisce quanto serio sia questo titolo. E visto il successo del primo capitolo per MSX, due anni dopo la Konami fa le cose in grande, realizza un titolo per arcade chiamato Parodius Da, ovvero è Parodius, che nel resto del mondo verrà conosciuto semplicemente come Parodius vista la mancanza del primo capitolo, che esce praticamente per qualsiasi cosa ed esce anche dal Giappone, arriva anche in Europa su tutte le console Nintendo dell'epoca, Game Boy, Nintendo e Super Nintendo. Ed eccolo qui. Da questo momento in poi Parodius sostituirà praticamente Gradius, visto il declino dei classici shoot'em up. Non uscirà un nuovo capitolo di Gradius fino al 97, periodo nel quale usciranno ben 5 capitoli dei Parodius, uno più scemo dell'altro, per concludere con Sexy Parodius del 1996. Per quanto riguarda me, mi sono comprato e sfondato dei tre capitoli usciti su Super Nintendo: Parodius Da, Gokuju Parodius, Chikyo Oshaberi Parodius, e ne ho scelto uno da far giocare alle altre mezze cartucce. Ho scelto Gokuju Parodius perché secondo me, nonostante non sia il più completo, è il più godibile in mezz'ora. Ragazzi, va più a scatti che mia mamma.
Questa volta è un po'. Il gioco ufficiale del Gay Pride. Basta, è ora di usarla. Che bella. Cazzo. È stato divertente principalmente perché è stravario. Sono mille cose da ammazzare che funzionano in modo diverso. Idee per ogni livello. Dove nella torta devi farti stare. Quello infatti è stupendo. Quello della torta è stupendo. Ma anche quello della scuola guida, tra virgolette. Del livello che continua a spostarsi dappertutto e non si capisce niente. I boss sono stravari e strafighi secondo me. Quello della sirena è bellissimo. Ma in effetti il top è la faccia Moai donna, che spara delle cose bislunghe assolutamente allusive. Andiamo! Dei tipo dei dildi. Ma che cazzo spara la cosa più allusiva che abbia mai visto? No, non so se... Come? Poi volevi fare la modalità di no ragazzi, ma non posso, non si può battere così questo. Te lo posso ridere. No, la mamma è una cosa, dai, ma è la pietà ai minori di 26 anni. Addirittura. Cioè, ci posso... Oddio. Ha una gamba? Oddio. Ultra sexy. Fai cantare. Non posso sparare. C'è una... io andrei in mezzo. È una cosa . Indiana tipo. C'è una tuba gigante che balla la samba. Una delle cose che io amo di più di Parodius è che laddove un occidentale magari si perde le citazioni della cultura giapponese, a meno che non se le vada proprio a cercare, le citazioni di musica classica sono ovviamente facilissime. E è stupendo il modo in cui Parodius remixa e riprende e ridicolizza, esattamente come facevano i Looney Tunes, pezzi di musica classica da Tchaikovsky a Mozart a Rossini, mettendoci ogni tanto anche dentro qualcosa di pop o di più vicino al Novecento come Glenn Miller o That's the Way I Like You, che non mi ricordo di chi è. Quindi facciamo un gioco. Io ora vi mando in sovraimpressione uno slideshow di immagini comparative tra Gradius e Parodius. In sottofondo vi metto tutte le musiche che il solo capitolo Gokugyo Parodius sfotte, diciamo. Vediamo quante ne riconoscete. Le voglio nei commenti. Cazzo, è Godzilla Mecha. Un pinguino di metallo. Cos'è che farebbero paura la gente? Un pinguino di metallo spara fiamme a prova di sangue. Metal Gear pinguino. Però spara il laser di merda. Bastardo, guarda come ti ho inculato. Non so se. E se sei una geisha coniglio. No, una geisha coniglio umana. Sono le sacca Porsche. Delle mani con le sacca Porsche che si congiungono a delle labbra di donna, ma certo. La saga di Parodius finisce purtroppo in sordina dopo Sexy Parodius del 1996, perché sexy, perché ogni tanto ci sono, che ne so, si vede una donna che si copre con un asciugamano, devi sparare cose, però, o si va in un club di spogliarelliste, ma tutte cose abbastanza sceme. Esce Paro Wars per PlayStation, che come si può capire da Wars è la parodia di un gioco di strategia di guerra, ma di fatto è l'ultimo titolo che usa i personaggi di Parodius. Poi verranno relegati alle Panchico Machines, che sono, per farla breve, l'equivalente delle slot machine occidentali. Fondamentalmente non sono più apparsi in un videogioco, di cui l'ultima di queste Panchico Machine è del 2010. Ed è un po' triste, perché oggi nella scena indie giochi pixellosi e sparati e colorati e lisergici ci starebbero molto bene. Un altro capitolo di Parodius ci starebbe. Giusto per completezza va citata la saga di Otomedius,
composta di soli due capitoli usciti fra il 2007 e il 2011, quindi relativamente recenti, dove si cerca di fare un ennesimo spin-off di Gradius, dove però invece di fare leva in generale sulla parodia sul ridicolo con qualche ammiccamento pseudo sensuale, ma dai, qui invece proprio si fa leva su... non c'è niente di male, però guardandolo come videogioco in sé mi sembra un tentativo un po' disperato. Konami, no? Vabbè. Thank you for playing this game. Yeah. Questo è tutto per la puntata di oggi, ma non ve ne andate, perché oltre a cliccare il solito iscriviti, potete per la prima volta partecipare anche voi a mezze cartucce decidendo quale sarà il tema della prossima puntata, cliccando qui per Mario Paint / Super Mario Maker, quindi un po' una retrospettiva sui software creativi, o Sonic 3D per Sega Mega Drive. Io rimango qua 10 secondi con le dita così, perché sono le dita che danno la potenza ai Link. E poi scrivo. Dai, ok. Posso andare? Devo star qua con le dita. Ciao. Ciao ragazzi. Alla prossima.